Oh, giovani, bentornati sul canale di Enzo. Oggi reagiremo alla nuova canzone di Ronda da Sosa insieme a Henry Chapo. Per chi non conosce Henry Chapo, andatevene a cagare tutti. Che fate, non conoscete Henry Chapo? Che cazzo è? Va bene, comunque ragazzi, la canzone è uscita ieri, We On Em si chiama. Ce lo andiamo a sentire subito. Che facciamo? Che faccio? Rondo, lo sapete, ultimamente non è che mi ha fatto impazzire a me con le nuove uscite. Però non possiamo negare che il suo percorso stia sempre più in ascesa. A livello proprio internazionale sta portando l'Italia in giro per il mondo. Però insomma, poi se devo andare a giudicare il percorso intimo, perché poi per me il percorso di un artista deve essere anche intimo, la ricerca di se stesso, tipo un Marrakesh, no? Un Fabri Fibra. Sono percorsi intimi che un artista secondo me deve fare, che secondo me prima o poi farà chiunque. Poi vabbè ragazzi, stiamo parlando di ragazzi di 20 anni, 18 anni, 19 anni, quindi ci sta, piano piano, non affrettiamo le cose. Va bene, fatta questa piccola digressione, andiamo subito a sentirci il pezzo prodotto da Hank e io. Sarà la solita mina o no? O ce lo sentiamo e capiamo. Ma va, parte. Hank e io, home beat. Eh sì, il beat è la solita mina. Non vedrai mai sorgere il sole. La puzza è uscita dal college. La mia voce adesso è un valore. Spill your blood, don't run. Se prendo un bitch, pulisce le Jordan. Questa puzza nel locale mi vedi tranquillo. Perché non sai cosa tengo addosso. Non mi sentivo a posto. Rio per Milano, attivo la notte. Anche se ne in tasca nel caso qualcuno volesse rubarmi il posto. Non give a fuck, ogni azione a suo costo. Pur queste serpi le schiaccio ste posti di loro. Tanti sporchi diventano mille. Giro per la city. Dove pull appare. Ma se prendo un no. Fatto una bella strofa, Fatto una bella strofa, non gli possiamo dire niente al ragazzo. Ci sta. Vabbè. Comunque, sentiamoci la strofa di ciao. Woo, yeah. Yo, lip nigga. Get flow. I know you feel that pressure, yeah. For the belt as we whooping shit. Spine killing me, no way, red. Mega flow, bello. La mia bitch pulisce le Jordan. Yeah. Prendo un op, mi reshot. Non vedrai mai sorgere il sole. Ok. Ok, finita ragazzi, è finita un'altra traccia. Va bene. Che vi devo dire? Allora, partiamo dal sound, dal beat. Solita bomba di NKO, anche se vi devo dire, a me ha stancato un po' questo genere di beat. A me la drill non mi ha mai fatto impazzire. Quindi è un discorso molto personale. Però il beat è fatto benissimo. Mi ha solo stancato un po' il genere. Diciamo, troppo ripetitivo questo tipo di beat. Cioè, molto stereotipato, capito? Non c'è... Non sento un'innovazione. Era bello le prime volte, i primi mesi. Però sto suono è molto pesante per me. Poi non lo so. Che è forte, è forte. Alzo le mani, per carità. Però ripetitivo, troppo ripetitivo. Nel tempo sentire tante canzoni sempre con questo tipo di... Perché poi è sempre uguale anche l'ambientazione del beat, no? Perché io guardo un film, quando sento il beat mi faccio il film in testa. E ultimamente mi sto facendo sempre lo stesso film. E non va bene. Però questo non vuol dire che sia brutto il beat. Anzi, anche io... Però anche io, guarda, ho dimostrato di fare beat diversi da questo tipo di suono. E spacca tantissimo, quindi spero che, come ha fatto anche in passato Sick Luke, prenda una direzione un po' che gli dia un po' di evoluzione, un po' di... sì, è un'evoluzione del suono, diciamo, che tra virgolette sta già facendo con alcuni artisti. Tra cui Vale Pine sta sperimentando tantissimo. Va bene, la canzone è bella. Il solito banger così che... Diciamo, io non vedo l'ora di ascoltare qualcosa di intimo di Rondo. Qualcosa che racconti un po' la sua storia. Come fece nel primo EP, il suo primo disco, il suo primo progetto. Lì
si mise a nudo e mi piacque veramente. Là io mi innamorai di Ron. Suona un po' male detto così, però mi piacque tanto, era molto più intimo. E sono sicuro che prima o poi tornerà a fare cose del genere. Va bene, diciamo che ho rotto anche abbastanza le palle. Sembro quasi quasi l'Alberto Angela del rap in questo mio modo di parlare molto aulico. Guarda, sto alzando anche il sopracciglio, quindi proprio sto diventando... Ma tra l'altro bellissima questa cosa con gli occhiali sotto, gli occhiali da vista, perché questi occhiali da sole non sono graduati, quindi ho bisogno... No, perché poi molti non sanno che non è che metto gli occhiali da sole per fare il figo, ma solo perché mi dà molto fastidio questa luce puntata negli occhi e quindi ho bisogno di un filtro passabasso. Vabbè ragazzi, io penso che ci possiamo fermare qui. Bravo Rondo, bravo NKO, che ultimamente sta facendo l'80% del lavoro secondo me nelle canzoni di Rondo. Però questa è sempre un'opinione personale. Voi avete un'opinione diversa dalla mia? Scrivetela nei commenti, senza per offendere, che vi banno subito, vi banno all'istante. Va bene, detto questo, detto tutto, ci vediamo alla prossima reaction. E mi raccomando, se non vi siete ancora iscritti al canale, non iscrivetevi. Che cazzo, se non ti sei ancora iscritto, continua a non iscriverti. Perché ti devi... Se poi ti devi iscrivere... Io non sono il tipo che all'inizio del video magari subito dice iscriviti, cioè capito, nel senso, capito, vabbè, ci siamo capiti. Se sei arrivato a questo punto e non ti sei ancora iscritto, non lo fare adesso, secondo me. Poi non lo so, vedi tu, pensaci bene, perché non è una cosa, anche questa, come la musica di Rondo, dovrebbe essere una cosa molto intima, dovrebbe essere una... Quindi pensaci bene, non fare scelte avventate, va bene ragazzi. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima reaction, un bacio da Enzo.